suddetta citazione della causa insorta avanti il Tribunale di Venezia 5071 del 2012, approvazione del contratto di affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico locale. Allora, chiarisco subito fin dall'inizio, quello che si andrà a deliberare oggi è soprattutto il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e di dare indicazioni all'amministrazione di come intervenire per la tacitazione della causa avanti che c'è in corso con la società ACTV. Perché appunto, come tutti ben sapete, esiste da tempo una causa tra il Comune e la società partecipata ACTV, insieme, non dimentichiamo, alla Regione Veneto, per presunti da parte di ACTV i mancati introiti derivanti negli esercizi dal 2001 al 2008 che la società appunto dichiara di aver subito. Come dicevo appunto, si andrà ad approvare anche il contratto di affidamento del servizio, perché appunto l'ultimo contratto fatto dal Comune di Chioggia verso la società partecipata al CTV è stato fatto con la legge regionale 25 del 98 con scadenza il 31 dicembre 2003. Poi tra aggiornamenti normativi nazionali e anche comunitari sono stati fatti di volta in volta una serie di proroghe fino ad arrivare al 31 dicembre 2014. Quindi dal 1 gennaio 2015 ad oggi i servizi di trasporto pubblico locale viene svolto in assenza di un contratto di servizio. Nel frattempo, in questo periodo di tempo, la Regione ha deliberato e approvato con una delibera 2333 del 16 dicembre 2013 ha approvato e costituito l'ente di governo del bacino dei trasporti di Veneto Veneziano, di cui il Comune di Chioggia, come sapete, fa parte, e dell'ente periferico, che quindi è stato individuato come soggetto incaricato ad affidare i servizi di affidamento o di trasporto pubblico locale, provvedendo di affidare quella procedura in house providing alla società AVM S.p.A. Come ben sapete, fino alla soglia, ad eccezione della quota del 10%, che questa quota deve essere affidata con procedura cross cost. Come vi ha da poco spiegato il dirigente Penzo, la sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi per poter procedere all'affidamento di questo contratto a febbraio del 2016 era stato previsto il protocollo d'intesa, dove prevedevano appunto una proposta di transazione per la chiusura della causa e il nuovo contratto di affidamento dei servizi, dove sarà previsto tra l'altro la contribuzione di 300.000 euro più IVA ogni anno dal 2016 fino al 2019. Con la delibera del 26 del 28 di aprile 2016 era stato approvato in Consiglio Comunale questa proposta, quindi di transare, chiudere la causa in corso, visto che appunto è una causa che si creava da tempo, e per consentire poi la firma del contratto di affidamento del servizio. Poi dopo ovviamente sono state le elezioni e con la nuova amministrazione il Comune di Venezia ha espresso la disponibilità di rivedere la proposta di transazione, e quindi da quel momento fino ad oggi abbiamo fatto diversi incontri tecnici e operativi per individuare nuove alternative per poter sostituire, perché una cosa che dimenticavo, che non vi ho accennato, ma che sicuramente voi lo sapete, che nella proposta di transazione era indicato di cedere il ramo d'azienda di SST dei parcheggi. Questo era l'annesso di scambio per risolvere la causa e chiudere la causa in corso. Quindi, come dicevo, l'amministrazione del Comune di Venezia ci ha fatto presente che erano disponibili a rivedere questa proposta, che era stata
diciamo, inserite in questo protocollo d'intesa, e in questi mesi sono state appunto valutate e analizzate varie ipotesi di come poter sostituire, anziché cedere il ramo d'azienda di SST con un'altra alternativa. E qui nasce appunto la questione che l'esigenza di dover firmare il contratto di affidamento dei servizi senza rischiare che ci fosse in qualche modo un riconoscimento da parte nostra di un ipotetico debito nei confronti dell'azienda. Perché appunto il progetto, il quadro era che c'era la transazione, chiudeva la transazione e si procedeva con la sottoscrizione del contratto di affidamento. Il comune di Venezia ha voluto rivedere la transazione. Ci ha proposto di poter rivedere la proposta. Non voi, perché dovete.